Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua, come promesso su Instagram, chi non mi segue, link in descrizione, per l'unboxing di questo pacco. Molti di voi, come quelli che sono venuti ad EICMA, oppure chi conosce comunque questa marca, può indovinare o immaginare cosa c'è dentro. Ma su Instagram appunto vi ho detto che avrei fatto questo video facendo l'unboxing di questo pacco misterioso e andrò a rispondere alle domande che mi avete fatto sotto i commenti dello scorso video. Allora, iniziamo col dire che spero vi possa piacere questo format, perché è la prima volta che lo faccio. Però volevo, oltre a fare l'unboxing, rispondere alle domande, non qui direttamente sulla scrivania, ma fuori in giro, non per forza in casa. E mi raccomando, state sintonizzati fino alla fine del video, perché ho delle informazioni da darvi che sono veramente bomba. Quindi ora apriamo questo pacco e vediamo che cos'è. Ok, ci siamo, via la scatola. Qua c'è il mio bel casco. E qua abbiamo il contenuto del pacco. Vabbè, si può indovinare benissimo che cos'è. È un casco della Scotland, da enduro, da cross, comunque da moto. In descrizione lascio anche il link del sito della Scotland per vedere il casco e comunque darci un'occhiata, perché è un casco che ha un prezzo veramente basso e la qualità dei materiali non è affatto male. In più ha una bella linea come casco. Ora vi farò vedere. Eccolo qua, il casco è questo. Di queste colorazioni c'era questo qua giallo e un altro rosso. Stesso disegno, stessa forma. Ho preferito quello giallo e dopo andrete a scoprire il perché. Ha una linea che a mio parere non è affatto male. Disegno pure mi piace un sacco. Gli interni sono comunque rimovibili e la visiera è regolabile, classico. Vediamo come sta con la mia mascherina. E devo cambiare la lente perché è andata. Ed eccolo qua con la mascherina che entra alla perfezione. A mio parere è un bel casco e non indovinerete mai quanto costa, perché un casco del genere non pesa neanche tanto, pesa 1,3 kg, costa solamente 79 euro, se non sbaglio, una cifra del genere. E ora proviamo a indossarlo. Mettiamo la mascherina. E questo è il casco. Non male, non male, mi piace. Bene, ora il casco lo teniamo da parte, di fianco al mio, e andremo a rispondere alle vostre domande che mi avete fatto. Come sempre me le segno perché me le dimentico. Prima domanda fatta da Alberto Palma. Il tuo sogno più grande qual è? Spettacolo di video. Grazie Alberto, riferito ovviamente all'ultimo video dove ho chiesto di lasciare le domande. Bella domanda, bella domanda. Se ti riferisci a motori, il mio sogno più grande al momento, che più che un sogno è un obiettivo che sto andando a prendere pian piano, è comprarmi la Supra, Toyota Supra. È un bel obiettivo. Più che altro a me piace non dir sogni ma obiettivi, perché gli obiettivi sono sogni con una data di scadenza. Un sogno invece può essere una cosa che vuoi, ma senza una pianificazione per arrivare a quel sogno. Tagliamo tutto. Un'altra domanda è: come mai è la scritta Volcom sui convogliatori? Perché no? Altra domanda: farai altri raduni recentemente alla ICAM? Sei un grande, mi saluti. Ciao MF Rider. Allora, recentemente sono sicuro di no. Però altri raduni li farò di sicuro alla ICAM, più verso l'estate. E stiamo anche organizzando con dei miei amici e un gruppo di ragazzi con cui abbiamo fatto un altro raduno simile però di giorno, un raduno serale in bicicletta a Como. Praticamente si fa un after in bicicletta tutti assieme in centro Como. Prossimi raduni a cui andrò sarà uno in zona Lodi, verrò con Nicola Bizarro e Lori VR, credo li conosciate. E successivamente a maggio al raduno One Crew ci sarò sicuramente sì o sì con l'Usaberg, quindi segnatelo. Marco Curti ci chiede: cos'è questo Project 500 che menzioni certe volte su Instagram? Allora, Project 500 non è che sto costruendo un CR500, ma è solamente il mio lavoro che sto svolgendo con un nostro team, una nostra squadra di imprenditori, dove stiamo lanciando un progetto assurdo su Como, ma veramente assurdo, e sto avendo grandissimi risultati. Però su questo progetto non posso spiegare più di tanto. Quindi se siete nella zona Como, Lecco,
massimo Milano, comunque Lomazzo, non so se avete presente. Scrivetemi via direct se volete sapere di più di questo progetto, che così ci sentiamo, organizziamo una serata assieme e vi spiego del mio progetto molto volentieri, mi farebbe molto piacere. Per oggi le domande le abbiamo finite. Per il prossimo video scrivetemele qua nei commenti con l'hashtag Q&A. Non era una questa nada, fa niente. E ora, ultima notizia importantissima. Molti di voi che mi seguono su Instagram lo sanno di sicuro che ho comprato una moto nuova. E a breve, settimana prossima, massimo quella dopo, credo, mi arriveranno le grafiche. E farò un video mostrandovi la mia nuova moto con già le grafiche nuove. Comunque cercate di rimanere sintonizzati, perché cercherò di rimanere il più costante possibile per portarvi nuovi contenuti, anche se ultimamente sto facendo un po' fatica perché tra un lavoro, l'altro lavoro, altri progetti che sto facendo, sono un po' impegnato. Quindi cerco di fare il massimo per voi. Ultimissima cosa, ricordatevi di farmi sapere se vi può piacere una serie del genere, fare un video al mese così dove rispondo alle vostre domande, faccio qualche spacchettamento oppure vi faccio vedere qualcosa di diverso, non per forza qua dentro, anzi, in questo video volevo girarlo a Como, oltre all'unboxing del casco che avrei fatto ovviamente in casa. E niente, lasciatemi piace, ricordatevi di commentare dicendomi anche se vi può piacere questa serie, oltre alle vostre domande che aspetto. Guardare nel link in descrizione per il casco stupendo, che metterò comunque foto su Instagram, qualche storia per farvelo rivedere. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!